Buongiorno a tutti e benvenuti all'edizione digitale 2020 della Maker Faire. Sono Ilaria Mameli e sono qui oggi in compagnia con Patrizia Spisso e alcuni ospiti speciali che hanno accettato la sfida Wadi & Co. alla scoperta del quartiere. Wadi è infatti la nuova app del gruppo Acea, un'app amica dell'acqua e dell'ambiente. Wadi nasce dall'idea di alcuni dipendenti del gruppo e nasce con l'obiettivo di creare una grande water community, una water community attenta alla sostenibilità, alla tutela della risorsa idrica e alla valorizzazione del territorio. L'applicazione infatti digitalizza più di 6.000 punti idrici di tutte le società del gruppo e non, incentivando così l'utilizzo di borracce e riducendo il consumo di plastica monouso. Attraverso l'applicazione è possibile anche segnalare eventuali disservizi, coinvolgendo la community ad adottare dei comportamenti sempre più virtuosi. Per noi non di minore importanza è l'aspetto culturale, infatti attraverso l'applicazione è possibile scoprire la storia delle fontane e delle fontanelle, conoscere l'origine dell'acqua e sapere anche la qualità dell'acqua che si sta bevendo. E inoltre è possibile rimanere aggiornati su ciò che accade nel proprio quartiere. Infatti, se pensiamo a una città come Roma, ricca di acqua e di bellissime fontane, e appunto anche ricchissima di fontanelle, cosiddetti nasoni, da oggi, grazie a Wadi, è possibile scoprirli tutti. Wadi si rivolge a tutti quanti, sia a sportivi che a famiglie, e infatti abbiamo qui con noi degli ospiti speciali che sono sia sportivi ma anche mamme di fantastici bambini, e abbiamo con noi Martina Pinto, Anna Scrigni, Katia Pedrotti ed Emanuele Monti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Bentrovati, sì, infatti come dicevo. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, grazie di essere con noi. Abbiamo qui con noi appunto i quattro partecipanti che sono stati poco fa presentati da Ilaria e che hanno accolto la nostra challenge, a cui abbiamo assegnato quattro missioni a tema acqua. Partiamo subito da Martina Pinto. Tu che sei appassionata di sport e fitness, toccherai quattro punti idrici, tre nasoni e una fontanella monumentale. Il quartiere e come affronterai le sfide? Vuoi raccontarcele tu? Sì, allora, sono molto felice. Ah, io non sono sportiva come Emanuele, sono un'appassionata di sport, quindi mi alleno sempre, sì. Però sono stata molto felice perché è stato per me un modo di riscoprire proprio il quartiere, perché effettivamente sono passata davanti a questi punti idrici non so quante volte, senza mai soffermarmi a pensare, ad esempio, alla storia dietro una fontanella monumentale o dietro a un nasone. Quindi per me è stato molto, molto interessante. Il quartiere, il mio quartiere è l'Esquilino, più o meno. Sono in una zona un po' strategica, quindi sono tra l'Esquilino, San Giovanni e il Pigneto, ma ho deciso di fare appunto il giro dell'Esquilino per arrivare poi alla tappa ad una delle basiliche più belle, secondo me, di Roma. Poi non voglio spoilerare, però è stata una bella passeggiata. Bene, grazie. Grazie, lo scopriremo nelle prossime ore. Presto. Veniamo ora ad Anna Scrigni, mamma sprint, e abbiamo pensato per te a delle missioni da fare con i bambini nel quartiere Prati per avvicinare anche i bambini stessi al mondo dell'acqua e conoscere e esplorare meglio il quartiere. Come penserai di affrontare questa sfida attraverso l'esperienza di Wadi? Allora, noi non vediamo l'ora di iniziare, anche perché, insomma, soprattutto con i bambini uno cerca sempre di inventarsi cose nuove in questo periodo così difficile, anche per loro. Quindi sicuramente questa sarà un'occasione per coinvolgerli in qualcosa da fare all'aria aperta, anche perché finalmente è tornato il bel tempo dopo giorni e giorni di pioggia. Quindi siamo prontissimi ad andare ad esplorare Prati, che è il nostro quartiere, in realtà tra Prati e Borgo Pio. E niente, pronti. Bene,
Arriviamo a Katia Pedrotti, mamma sportiva, nella vita mamma è appassionata di sport, e abbiamo pensato anche per te a delle missioni un po' in versione più atletica, così che possano avvicinare anche i bambini al mondo dello sport. Ecco, raccontaci anche tu come pensi di vivere e condividere questa esperienza con i piccoli. Quali sono le azioni che pensi in questo caso possano essere dare un valore aggiunto anche appunto per avvicinare i più piccoli a tematiche così sensibili? Allora, innanzitutto io vi ringrazio per avermi dato la possibilità di fare parte di questo progetto. Io non sono romana, sono romana d'adozione. Vivo a Roma da tantissimi anni ormai, però grazie a questa nostra, chiamiamola, challenge, partecipazione, mi avete dato l'opportunità di scoprire il mio quartiere in maniera differente. Io abito a Roma Nord, ci sono tantissimi nasoni nella nostra zona, ma come ben sai la vita di una mamma che è lavoratrice, e c'ha mille cose in testa da fare, e diventa taxista dalle 16 in poi perché deve scorrazzare tra le vie di Roma per accompagnare i bambini in giro, a volte ti rimane difficile soffermarti su cose che in realtà sono estremamente semplici, come effettivamente riuscire ad andare ad un nasone e rifocillarsi di acqua. Quello che voglio fare io insieme ai miei figli, io sono una mamma molto giocherellona, anzi la mia figlia grande molte volte secondo me si vergogna anche se non me lo dice, e sarà di fare qualche piccola sfida davanti a questi nasoni che ci sono nella nostra zona, partendo da una parte bassa del mio quartiere fino ad arrivare in su, solo dico così perché mia figlia ha appena visto il percorso, mi ha detto sei sicura mamma che dobbiamo fare tutto questo percorso? Gli ho detto certo. E ci saranno appunto dei piccoli giochi da fare, anche qualche azione di ginnastica semplice, e vi dico già che io ho un Tancredi agguerrito perché non vede l'ora di non solo esplorare i nasoni che io ho cercato di geolocalizzare vicino a casa mia, ma lui li vuole vedere tutti, quindi non finirà qua per noi. Dai, ottimo, buona sapersi. Una bella sfida perché non sono pochi. No. Più di 2500, no, esatto. Brava. E adesso veniamo Abbiamo tempo. Bene, grazie mille Katia. Grazie a voi. Emanuele che condivide con i suoi seguaci spunti nel mondo del fitness ed è anche pallanuotista nella vita, no? E noi abbiamo pensato per te a delle missioni che puoi compiere e realizzare proprio durante il tuo prossimo workout. Sei pronto? Puoi raccontarci qual è la tua prossima missione? Assolutamente sì. Allora, intanto ho raccolto con molto piacere la sfida che mi avete proposto e soprattutto la tematica che è stata proposta in questo progetto, perché come ripeto sempre a coloro che si allenano con me, perché come hai detto te, io sono un atleta in attività ancora, però sono anche un coach professionista e alleno le persone solamente online. E quindi il tema dell'acqua è molto in voga tra le tematiche che tratto, diciamo, con coloro che mi seguono, perché li quasi rimbambisco, tra virgolette, tutti i giorni dicendo quanto sia importante bere, quanto sia importante idratare il proprio corpo per avere sempre il 100%, se non di più, delle prestazioni durante comunque gli allenamenti, no? Sia per un atleta agonista e sia per chi semplicemente si allena a casa. Quindi è stato proprio veramente azzeccato come tema. Per quanto riguarda le sfide che mi avete proposto, sono molto interessanti perché abbinano mente e corpo molto spesso, ovvero vanno comunque da non semplicissimi esercizi, perché un burpees non è semplice per tutti assolutamente, perché mi dicono sempre che sono impossibili da fare. E poi Emanuele mi spiegherai qual è il segreto di non far girare la testa quando sali dal burpees, che è la cosa che odio di più io. Allora mostrerò la perfetta esecuzione tecnica, diciamo, nelle mie stories. E quindi associeremo a quella il tempo, come sempre, quindi ci sarà una sfida nella quale cercherò di farne il più possibile in 30 secondi e le persone che sono a casa dovranno replicarne il più possibile nello stesso tempo, ma al tempo stesso anche altre sfide divertenti, come ad esempio quella che mi è stata proposta di riempire la borraccia e bere direttamente dalla borraccia, tutto facendo, sfruttando solamente i piedi, e oppure appunto dicevo mente e corpo, perché fare dei piegamenti sulle braccia che già sono di per sé molto onerosi dal punto di vista fisico, recitando una poesia proprio a tema acqua, insomma è un qualcosa che neppure è semplicissima da ricordare, quindi dovrò lavorarci su, è un qualcosa di molto sfidante, però dai, ce la metteremo tutta, come sempre da sportiva raccolgo le sfide, più sono ardue e difficili più mi ci impegno.
Esatto. La prossima volta ti presto Tancredi nelle tue sfide, secondo me è adatto. Molto volentieri potremmo fare qualcosa in coppia, un allenamento di coppia. Occhio che distrugge tutte, mio figlio. Va benissimo, è come il mio gatto, quindi assolutamente sono già abituato. Già ce l'ho Perfetto. In casa tutti i giorni e distrugge qualsiasi cosa che ho dentro casa, anche mentre mi alleno, quindi sono abituatissimo. Bene, bene, ci fa davvero tanto piacere. Grazie a tutti quindi per le sfide, per aver accolto queste sfide. Ci auguriamo appunto che grazie anche al supporto di Wiley possiate esplorare anche dal punto di vista storico posti che magari appunto uno incontra tutti i giorni e non sa esattamente quello che c'è dietro, no? E quindi il messaggio che vogliamo lanciare è proprio questo, attraverso l'acqua condividere anche storie dal punto di vista culturale, lo storytelling urbano, quindi raccontare il quartiere anche attraverso gli utenti che tutti i giorni lo vivono, ma in questo caso con un occhio differente e con una sensibilità verso appunto tematiche che a noi stanno particolarmente a cuore, che sono appunto la sostenibilità dell'ambiente, l'acqua e tutto ciò che poi possiamo portarci nell'innovazione, nell'innovare appunto nel rispetto delle risorse che sono appunto ad oggi a noi limitate, quindi preservarle e garantirci appunto di preservarle nel tempo. Patrizia, mi permetto di dire un'ultima cosa alle persone che ci seguono, di comunque, anche se non si trovano in zone fornite dall'applicazione, di cercare di replicare soprattutto quello che sono le sfide magari fitness che tutti noi proporremo, no? Perché comunque il concetto che vuole passare, penso, da questa applicazione è anche sempre il concetto di salute e benessere legato in questo caso all'acqua. Quindi raccoglietele a prescindere, anche se non vi trovate vicinissimi a zone, insomma, fornite da nasoni, fontanelle o altro. Sì, esatto, infatti anche l'applicazione permette di monitorare la giusta idratazione, ci saranno anche ulteriori sviluppi, quindi poi anche il calcolo del fabbisogno idrico sarà poi insomma associato anche a borracci intelligenti e comunque l'applicazione già lo suggerisce. Quindi sì, insomma, vi seguiremo con le vostre storie, lanciate le sfide e soprattutto utilizzate Wiley. Poi qualsiasi feedback a noi fa piacere, quindi insomma fateci sapere come vi trovate con le esperienze e se ci sono suggerimenti noi li accogliamo volentieri. Sarà possibile direttamente dall'app monitorare la qualità dell'acqua, vero? Allora, la qualità dell'acqua che si beve è già disponibile perché puoi cliccare sulla scheda del punto idrico. Quindi nel momento in cui mi troverò sullo specifico punto idrico per raccogliere la challenge e per eseguirla, potrò monitorare in quel momento la qualità dell'acqua che sgorga da quella. Sì, esatto. Okay. Ti geolocalizzi e poi ci sarà un reindirizzamento diretto con il link, quindi potrai vedere la qualità dell'acqua. Perfetto. Comunque, esatto, sì. Poi vabbè, se vuoi sapere quanta acqua bevi, l'app te lo ricorderà tranquillamente. Quindi per anche di più. Te lo dici. Molto bene. C'è Katia che vuole intervenire? Sì, no, un'altra cosa, io vorrei fare leva molto sulla mamma, nel senso che al giorno d'oggi molte volte avvicinarsi ad una fontanella uno ha quasi sempre paura, no? Quindi vedi il bambino che magari dice mamma ho sete, tu dici oh no, non berla. Io vorrei sottolineare il fatto che l'acqua, in questo caso di Roma, è un'acqua buonissima. I fontanelle, i nasoni che ti danno l'opportunità di utilizzare le borracce refill sono tante. In più c'è anche, e questo l'ho notato passando per fare una preview di quello che dobbiamo fare, una cosa importantissima è che non c'è spreco d'acqua nei nasoni, si possono aprire e chiudere. È fondamentale ricordarsi di chiudere perché l'acqua è un tesoro oggi che uno magari non se ne rende conto, invece dobbiamo cercare in tutti i modi di preservarla il più possibile. Quindi insegnare in questo modo ai nostri figli che abbeverarsi ad un nasone, ad una fontanella, non c'è alcun tipo di paura, perché l'acqua, in questo caso ripeto, sottolineo di Roma, è un'acqua buonissima, lo possiamo visualizzare all'interno appunto dell'app Wiley. Sì, esattamente, vengono fatte costantemente le analisi, quindi l'acqua che esce è controllata, è assolutissimamente buonissima. Poi all'interno dell'applicazione andremo ad esporre anche le fontanelle che sono più adatte agli animali, quindi quelle pet friendly, in modo tale anche da suddividere un po' le fontane per le persone oppure quelle per gli animali. Quindi sì, insomma, tanti aggiornamenti. Ed eccoci qua. E in più noi siamo fortunati perché siamo in una zona
talmente tanto bello, cioè Roma è una città talmente tanto bella che si ha l'opportunità effettivamente di avvicinarsi a fontane che hanno centinaia e centinaia di anni, e l'applicazione so che ti dà appunto anche dei cenni storici riguardo a magari fontane che hanno avuto in un tempo un'importanza, insomma, da sottolineare, no? Sì, 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 infatti stiamo lavorando proprio per raccontare tutta la storia delle fontane di Roma, quindi pensiamo anche a quelle più caratteristiche, vabbè, a parte la fontana di Trevi che è famosissima, ma ci sono altre fontane mostra come l'acquedotto, cioè come esatto. la fontana del Gianicolo, oppure anche le fontane di Piazza Navona, non solo, anche lì sono poi protagonisti anche di alcuni film, quindi ci sarà anche un aspetto culturale e cinematografico che andiamo a raccontare attraverso le storie, e quindi sì, ci fa piacere insomma dare anche questo aspetto culturale attraverso l'acqua. Poi Roma, diciamo, la si può utilizzare un po' come guida turistica, tra virgolette. Sì, anche. Esatto. Bravo Manuel, infatti. Visto che sono chiusi i musei, non possiamo andare al cinema, non possiamo andare a fare in questo periodo i cosiddetti giri dei mercatini di Natale, invece sfruttare il bel tempo e far vedere ai bambini in questo caso, ma non solo ai bambini, ma anche a un gruppo ristretto di persone magari familiari, punti storici della nostra città. Io trovo che sia un'idea molto molto carina. Sì, esatto, qui soprattutto in questo periodo di pandemia magari possiamo farci un'idea insomma delle fontane che ci possono emozionare, o di fare alcuni percorsi particolari e poi viverli appena possiamo uscire anche la sera, no? Quindi Roma comunque è una città che è insomma bellissima, che in qualche modo regala emozioni speciali. Vero, vero, vero. Ricordiamoci del coprifuoco, alle 22 dobbiamo tornare a casa. E possiamo vivere appena il nostro quartiere, avendo appunto la possibilità limitata negli spostamenti, e conoscerlo un po' più da vicino. Vero, vero. Bene, c'è intervento, qualche altro suggerimento, qualche altro dettaglio vorremmo aggiungere? Ma secondo me sarebbe carino, al di là di noi che ci prestiamo a fare questa challenge, magari sfruttare questa idea per creare la challenge nel nostro gruppo ristretto degli amici. Insomma, come diceva Manuele, ricordava prima, il benessere e lo sport al giorno d'oggi sono la base della, secondo me, di ogni tipologia di stile di vita. Quindi importante insegnarlo ai propri figli, ma importante magari anche avvicinare persone che non sono molto dentro all'ambiente sportivo, invece è di fondamentale rilevanza secondo me, proprio per il benessere personale, non solo per raggiungere uno scopo di bellezza fisica, ma uno scopo secondo me di benessere interiore. Cioè, se dobbiamo lanciare il fatto che fare sport fa bene, e quindi, come diceva e suggeriva Manuele, avere l'abitudine di bere acqua durante la nostra giornata è un messaggio che dobbiamo dare soprattutto alle persone vicine, per poi darlo anche chiaramente a chi ci segue, questo sì, però anche a chi ci sta vicino, portarli dentro in un percorso di vita basata sul benessere. Ecco, c'è da aggiungere che un particolare, il continuo fluire dell'acqua, ad esempio dei nasoni, ne garantisce, perché quello è un messaggio anche che vogliamo condividere, l'acqua sempre fresca e buona, perché ne evita la stagnazione. Quindi questo è un elemento che dà valore appunto alla nostra acqua, e quindi è giusto anche che tutti possano conoscerla, perché il beneficio è soprattutto quindi che abbiamo la possibilità di averla sempre a portata di mano nei nostri quartieri, valorizzando ancora una volta appunto la possibilità di poterli condividere all'interno nelle nostre abitudini, nei nostri quartieri, quindi rendere sempre più attiva la community anche nelle buone abitudini. Vedevo un utente nel Q&A che ci chiede se potesse essere in qualche modo inglobato in OpenStreetMap, che non so bene che tipologia di applicazione è, però utilizzando Wiley già ieri vedevo comunque che, immagino dal titolo, sia un qualcosa che riguarda la navigazione. In realtà funge anche da navigatore Wiley, nel senso che se noi impostiamo un determinato punto idrico ci consente di navigare fino a quel punto e raggiungerlo facilmente, no? Questa è una cosa importante, perché magari si visualizza un dettaglio di un punto idrico che si vuole raggiungere, però magari non si sa bene la strada, invece funge effettivamente già da navigatore. Sì, esatto.
Un'altra cosa che ho notato è che Wydee ti dà sempre l'input in ogni diciamo, nasone, ti dà l'opportunità di ricordarti di bere o la bottiglietta d'acqua o il bicchiere d'acqua, di inserirlo all'interno dell'app direttamente, alla fine ti fa una sorta di somma e di sommario dei litri d'acqua bevuti durante quella giornata. Sì, esatto. Poi adesso stiamo valutando anche per incentivare varie gamification, quindi per lavorare, quindi aggiungere delle sfide, quindi anche personali, quindi più bevi, più acquisisci punti, questi punti poi vediamo come saranno spendibili. Stiamo anche lavorando quindi per attivare delle sfide tra quartiere, quindi per vedere qual è il quartiere più sostenibile. E quindi insomma sì, ci saranno delle sfide che mirano a degli obiettivi sia personali e sia di community, quindi anche come quartiere. Ah, ecco, Gianluca ci ha risposto che con Open Street la community ha la possibilità di aggiornare le informazioni relativi ai punti di interesse. In realtà un'altra cosa che forse non abbiamo detto è che con Wydee possiamo addirittura suggerire un nome per i determinati punti idrici e come dicevi te si può entrare a far parte di una community e verranno proposte comunque delle varie challenge nel corso dei mesi, dell'anno, comunque delle settimane, no? Quindi si entra proprio a far parte di una vera e propria community. Sì, esatto, perché adesso già ci sono delle challenge ma non sono complete al 100%, quindi sì, si potranno fare varie sfide, quindi sia votare alle fontanelle con un nome oppure ben volentieri accogliamo anche la volontà della community di integrare alcune informazioni sulle informazioni di fontane o di quant'altro e quindi sì, questa interazione sicuramente ci sarà. E come dicevo prima, non sono presenti solo i punti idrici del gruppo, ma anche gli open data, quindi è possibile anche aggiungere dei punti mancanti, quindi se non li vedete nell'app li potete aggiungere e quindi andiamo così ad integrare l'applicazione. Sì, poi Wydee, non so se l'ho detto, ma significa water identity, quindi un'identità dell'acqua che fa scoprire quindi insomma, la città, l'acqua, insomma, la chiave di tutto che unisce le fontane, insomma, in qualche modo andiamo a riscoprire anche l'identità, no, del nostro popolo, insomma, il popolo italiano che ha tanta storia e tanta cultura. I dati vengono aggiornati direttamente da voi di Acea, ci viene chiesto? I dati, quelli che sono gestiti dei punti idrici che sono in gestione dalle società del gruppo, sì. Sono monitorati da noi, gli altri comunque abbiamo noi un controllo, quindi andiamo comunque ad aggiornare tutto quanto. Okay, tutti i punti idrici mappati sono gestiti e monitorati dalle società del gruppo, esattamente, sì. Immagino anche nel frattempo ci stanno facendo un sacco di complimenti su questa iniziativa. Perfetto, io direi che abbiamo esplorato praticamente tutti i risvolti possibili dell'applicazione e tutte anche gli sviluppi futuri, quindi direi che è il momento di lasciarvi all'opera, insomma, con le missioni. E siete pronti? Prontissimi. Sì. Perfetto, quindi salutiamo tutti, Anna Scrigni, Emanuele Mauti, Katia Pedrotti e Martina Pinto, che vedrete nei prossimi giorni all'opera su Instagram. E grazie. Buon lavoro. Grazie mille. Grazie mille. Buona giornata. Grazie a voi, grazie. Scusate, ciao, ragazzi, scusate. Prima di chiudere, io non so se qualcuno di voi ha visto le domande e risposte e avete già risposto. Sì. Sì, abbiamo fatto le interazioni. Okay, scusate, grazie. Ho visto un'ultima cosa molto bella che ci veniva segnalato, che colui che ci poneva tante domande fa il docente per un istituto professionale, se non sbaglio, e insomma sta cosa è bella perché magari siamo arrivati a tanti ragazzi e appunto l'iniziativa è importante, soprattutto far passare il tema, come dicevamo prima, del benessere legato all'acqua, perché è fonte di vita, è la prima fonte di vita da dove è nato tutto e quindi è una cosa importantissima, no? Sì, esatto, infatti magari ci metteremo in contatto con il docente che ci ha scritto. Esatto, sarebbe carino farlo fare magari alla sua classe questa challenge, magari sì. A gruppi. Sì, adesso lo intercettiamo subito. A segnalarci punti idrici presenti nel loro territorio, per esempio, perché l'app permette anche questo, di segnalare nuovi punti idrici. Quindi sì. Questo è appena scritto disponibili, perfetto, abbiamo reclutato. Grandi ragazzi, vi voglio con i burpees. Grazie a tutti.
Grazie, ciao. Ciao a tutti, ciao. Grazie a tutti.